Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura il presidio dei lavoratori dell'igiene ambientale questa mattina a Pescara nell'ambito dello sciopero nazionale del settore indetto dalla FPCGL, dalla FIT CISL, dalla UIL Trasporti e dalla FIA del Disagi. In diverse città, non solo della nostra regione ma un po' in tutta Italia. A Pescara ad esempio si attesta attorno al 30% l'adesione allo sciopero. Allora andiamo a vedere come è andata questa mattina nel servizio di Francesca Romana Testi. Sindacati in piazza per i rinnovi dei contratti. Si fa sempre più incalzante la lotta contro il Jobs Act. L'articolo 6 diventa il mostro da combattere per garantire il proprio futuro lavorativo e a Pescara il caso riguarda un numero che va da 500 a 600 lavoratori. Fino ad oggi se un'azienda cambia nome noi abbiamo la di diritto di restare al lavoro, mentre invece loro vogliono fare che l'articolo 6 viene fatta con la Job Act, non abbiamo più il diritto là di restare, ci possono toglierci. Un caso non isolato, non solo Pescara e non solo i lavoratori preposti all'ambiente. L'Abruzzo in sé conta una moltitudine di presidi, proteste e manifestazioni che si sono succedute una dopo l'altra fino a quella di oggi. Lo sciopero non è contro i cittadini, è solamente contro le aziende, anzi noi addirittura per far vedere che non siamo proprio contro i cittadini abbiamo lasciato fare i servizi essenziali a delle aziende che hanno superato quello che dice la legge 146/90 e non abbiamo fatto nessuna opposizione perché appunto non vogliamo creare problemi appunto per la raccolta e per tutti quanti gli altri servizi. A Teramo la situazione precaria dei lavoratori della cooperativa sociale Tercop che si occupa dei parcheggi in città arriva sul tavolo del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, il servizio di Elisa Leuzzo. La Tercop torna sul piede di guerra col comune minacciando il ricorso alle vie legali in assenza di una soluzione sul canone di occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta COSAP. Questa volta però, dopo anni, lo fa affiancata dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Mentre il sindaco Brucchi e la sua finta giunta stanno litigando per una poltrona, noi vogliamo parlare della situazione vergognosa in cui versa la cooperativa Tercop che gestisce i parcheggi. Di fatto l'amministrazione li sta esasperando e condannando economicamente, in quanto da più di 2 anni non prende una posizione su quello che sarà il futuro della gestione di questi parcheggi. Infatti negli ultimi 2 anni ha continuato a eliminare gli stalli a pagamento per quanto riguarda la gestione Tercop, ma dall'altra parte non li ha compensati economicamente. Ad oggi la Tercop quindi non può più far fronte a questi pagamenti, si trova con un debito di 160.000 euro verso il comune, ma pretende un credito di 300.000 euro a causa di questa cattiva gestione. Ovviamente noi sappiamo e diciamo che questa situazione testimonia il fallimento politico della giunta comunale che da più di 2 anni non è riuscita a portare a casa l'approvazione del piano urbano del traffico, anzi ci sono state le dimissioni dell'assessore competente di Giovan Giacomo e queste persone non sanno cosa fare, non hanno un futuro. Noi pretendiamo una presa di posizione chiara su quello che sarà il futuro della gestione dei parcheggi, pretendiamo che ci sia immediatamente un bando pubblico che sia o sulla proposta della Tercop o su qualsiasi altra proposta che vorrà fare l'amministrazione, ma ci dobbiamo muovere perché queste persone non possono morire economicamente e non possono perdere il posto di lavoro che è tanto caro al sindaco Brucchi. Restiamo ancora in tema di occupazione. Nuovi bandi da parte della Regione Abruzzo sono rivolti ai disoccupati over 30, 65 milioni di euro in totale stanziati all'interno della programmazione FSE 2014-2020. Vediamo. Politiche del lavoro sempre più impegnate a garantire incentivi alle imprese. La Regione Abruzzo pubblica i risultati del primo bando dedicato ai più 30. A disposizione c'erano 1.200.000 euro. Gli incentivi per chi assumeva uomini tra i 30 e i 35 anni erano di 6.000 euro, che diventavano 9.000 per le donne.
Non può esserci il rilancio economico di una regione se vengono lasciate indietro le fasce più deboli. Per fasce più deboli intendiamo le donne, intendiamo i giovani in attesa di occupazione, intendiamo i padri di famiglia che sono rimasti senza lavoro. Con questi strumenti vogliamo andare incontro proprio a queste fasce per far sì che escano da un momento di difficoltà che oramai attanaglia l'intero territorio da diversi anni. Dopo gli ottimi risultati ottenuti si apre una nuova pagina, più ricca nella dotazione economica e che prevede più categorie: donne, over 30, disoccupati di lunga data e crisi aziendali. Si tratta della programmazione 2014-2020 che a breve aprirà i nuovi bandi. Stiamo progettando oltre 23 schede programmatiche che verranno approvate in giunta entro il 20 di giugno, quindi molte iniziative da giugno del 2016 a giugno del 2018, perché voglio essere una sorta di aggiunta al master plan per il Sud firmato con il Premier. Essere bravi a saperli spendere, io ho già avuto modo di dire che ogni centesimo della programmazione FSE 14-20 deve generare prodotto interno lordo. Io credo che siamo sulla strada giusta, ce lo ha confermato il rapporteur della Commissione europea, andiamo avanti così e sono sicuro che nel giro di qualche anno ci saranno grandi risultati. Andiamo avanti adesso la cronaca, ritardo di oltre un'ora per l'Intercity 608 Lecce-Bologna che dopo che un uomo di 44 anni si è lanciato sotto il treno in arrivo alla stazione centrale di Pescara, vedete la fotografia tratta dal sito del centro, soccorso prima dal personale della polizia ferroviaria e poi dal 118, l'uomo che avrebbe problemi di tossicodipendenza era cosciente ed è stato trasportato in ospedale, nessun dubbio sulla dinamica, i macchinisti hanno visto l'uomo scendere sui binari e rannicchiarsi in attesa del convoglio la cui velocità era ridotta proprio per l'ingresso in stazione. Il treno lo ha trascinato comunque per una decina di metri, l'Intercity è rimasto bloccato in stazione per circa 70 minuti. Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle che a Pescara scopre 50 operatori della ASL tolti ai reparti di geriatria, medicina e ginecologia e spostati in uffici amministrativi. Sono 50 gli infermieri e gli operatori sanitari spostati dietro a una scrivania. A farlo sapere il Movimento 5 Stelle che a seguito di diverse visite ispettive, susseguitesi nel corso degli anni, sono arrivati ad avere nel dettaglio nuove mansioni e dettagli sul caso. Si tratta di unità tolte ai reparti di geriatria, medicina e oncologia e da tempo impegnati nel gestire corsi di formazione al personale ASL, altri all'ufficio di prevenzione, altri ancora presso il consultorio e solo per citarne alcuni. Li chiamano imboscati e ora a risponderne dovrà essere il governatore d'Abruzzo D'Alfonso a seguito di un'interpellanza a risposta orale. Intanto parliamo di infermieri e operatori sociosanitari che hanno sostenuto un regolare concorso per fare quel lavoro nei reparti e quindi garantire quel servizio, fare anche i festivi e i turni. Ora questo è un problema gravissimo perché non solo carica di lavoro ulteriore gli infermieri che sono nei reparti a fare il loro lavoro e non ce la fanno più e non è giusto che si proceda in questo senso. La residenza sanitaria assistita di Città Sant'Angelo che è pubblica ha un problema di enorme criticità. 25 pazienti ricoverati, solo un infermiere, solo un operatore sociosanitario. Una situazione poco chiara per i 5 Stelle che attendono motivazioni sul caso alla luce di una varie volte denunciata carenza di personale proprio in quei reparti e soprattutto si attende di conoscere il nome di chi abbia deciso quei trasferimenti. Chi ha avallato questa operazione, se ci sono delle responsabilità in capo ai vertici aziendali che hanno autorizzato questa operazione. Qualcuno deve pagare. Se in questo momento, mentre noi stiamo parlando, ci sono malati nei reparti che hanno bisogno di più personale, quel personale c'è, ma è parcheggiato negli uffici amministrativi e abbiamo ricordato anche gli uffici amministrativi quali sono, qualcuno deve pagare per questa operazione. E adesso ci spostiamo all'Aquila, saranno abbattute nei prossimi giorni le casette provvisorie realizzate dai cittadini nel post-sisma ma situate su terreni a forte rischio di esondazione. Il servizio di Giorgio Alessandri. Nel post-terremoto erano nate come funghi per rimediare ad un'emergenza, quella abitativa, per la quale il comune dell'Aquila aveva approvato una delibera, l'ormai celeberrima delibera 58. Quella che consentiva ai cittadini, insomma, di realizzare abitazioni provvisorie, le famose casette di legno, anche su terreni non edificabili, per avere un tetto ed abbandonare alberghi e tendopoli.
ne sorsero a migliaia sull'intero territorio comunale, molte anche su terreni dove, al di là dell'emergenza, non si sarebbe potuto costruire per elevato rischio esondazioni, ricadenti in quella che tecnicamente viene definita zona P4. E saranno proprio quelle, per lo più localizzate nella zona ovest della città, a dover essere smantellate dopo l'opera di ricognizione effettuata a 7 anni dal sisma dai vigili urbani del nucleo di polizia edilizia, su mandato del vice sindaco Nicola Trifuoggi. Ai numerosi proprietari sono stati notificati gli atti di sgombero e demolizione dei manufatti, realizzati in palese violazione delle norme urbanistiche, fatto che in realtà era già avvenuto nel 2011, quando un'ordinanza del sindaco Cialente aveva disposto la rimozione delle abitazioni costruite in zona P4. Un'ordinanza in effetti mai presa in considerazione. Adesso invece dal comune è stato adottato il pugno di ferro e già nei prossimi giorni inizieranno le demolizioni, per lo più concentrate nella zona ovest, come detto. Ai cittadini è stato notificato l'atto di presa di possesso degli immobili per la successiva demolizione, anche se sono esenti dal provvedimento coloro che hanno la casa inagibile e coloro i quali hanno costruito sulle aree bianche purché abbiano presentato domanda di sanatoria. Una decisione che susciterà forti proteste e malumori, ma che, almeno fino a questo momento, sembra irrevocabile. Adesso cambiamo decisamente argomento. Tappa abruzzese per la troupe cinematografica che sta girando l'ultimo film di Claudio Amendola, Il Permesso, seconda esperienza da regista dell'attore romano. Si sono concluse le riprese delle scene ambientate a Pescara. Assieme ad Amendola ci sono anche tra i protagonisti del film Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè. Diverse le location scelte nel capoluogo adriatico, i trabocchi, il Ponte nel Mare e Pescara Vecchia. Ascoltiamo le impressioni di Amendola e Argentero in questa intervista. Una città Pescara molto poco sfruttata dal cinema e invece secondo me è un posto che si presta tantissimo sia per le ovvie doti naturali che questa regione ha e poi perché comunque volevo raccontare una città che fosse non troppo lontana, una città di mare che non fosse troppo lontana da Civitavecchia, da dove parte questa storia, che sono 4 personaggi che ottengono un permesso di 48 ore da un carcere, sono 4 detenuti, e volevo che i loro viaggi non durassero più di tanto. Oggi lo posso dire, abbiamo avuto un'accoglienza eccezionale e molto educata, che questa è importante per noi. Insomma, abbiamo avuto tante persone sul set, però molto composte, che ci hanno permesso di lavorare bene. Essendo una bestia cittadina, mi ha colpito il cambio d'aria, cioè a un certo punto quando cominci a salire e svalichi venendo da Roma, c'è un cambio di luce e un cambio proprio di aria da respirare e questo per me ancora, cioè ogni volta che mi ritrovo, sono Francesca, mia moglie è di Trento e quando andiamo su io ho questa sensazione di oddio, meno male, ancora c'è un posto sano nel mondo, e qua c'è la stessa cosa. Io sono uno dei 4 carcerati che godono di questo permesso di 48 ore, e senza svelare molto del film, io e Claudio abbiamo, diciamo, i ruoli. Sono i 2 personaggi, diciamo, quelli un po' più problematici, affiancati poi da Giacomo e Valentina, che invece sono i 2 carcerati un po' più giovani, quindi con forse un po' più di speranza davanti a loro. Mi piacerebbe tornarci, di solito è bello tornarci quando uno non ha da lavorare, perché con gli orari improbabili che facciamo uno si gode poco il posto dove sta. Però basta guardarsi intorno, anche la strada venendo da Roma, insomma, attraversando l'Appennino si capisce di quanta bellezza siete dotati. Quindi. Poi sono un appassionato di montagna, quindi spero anche di godermi un po' l'Abruzzo più di montagna. Anche quest'anno è giunto a conclusione il progetto di prevenzione contro il bullismo e lo spaccio di droga nelle scuole della provincia di Teramo, promosso dalla prefettura con lo slogan «Il più forte sono io». Si conclude oggi il progetto di prevenzione di contrasto dello spaccio di droga e del bullismo nelle scuole. Oggi giornata di premiazione, intanto ricordiamo perché nasce questo progetto.
Questo progetto nasce parallelamente all'attivazione del numero verde 43002, che è stato attivato dal Ministero dell'Interno e quindi è attivo anche nella provincia di Teramo, per segnalare con un sms gratuito ogni caso di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è nato questo progetto di incontro e di sensibilizzazione nelle scuole della provincia di Teramo, che ha portato l'anno scorso all'incontro di un team con circa 2.000 studenti e quest'anno addirittura con 2.800 studenti. Quindi una sensibilizzazione molto diretta sugli argomenti, che sono argomenti difficili comunque da trattare e da far capire anche a bambini di 9 e 10 anni, ma a differenza di quello che si può dire, che i bambini o i ragazzi sono apatici e non collaborativi, noi come team li abbiamo trovati veramente molto molto attivi e molto partecipi. La giornata di oggi, che è quella conclusiva, lo dimostra quanto abbiano partecipato nel corso dell'anno e quanto siano contenti oggi di venire a ricevere i premi. Purtroppo, negli ultimi anni, sempre più studenti fanno i conti tutti i giorni con questi fenomeni. Dai dati relativi al 2016, infatti, è emerso che il 19,4% degli studenti italiani ha assistito ad atti di bullismo a scuola, mentre il 12,1% è stato testimone del consumo di stupefacenti da parte di coetanei o addirittura di episodi di spaccio di droga all'interno delle aree scolastiche. Adesso ci spostiamo nell'area frentana, dove arriva la fibra ottica grazie ad un accordo che permetterà il passaggio della banda ultralarga nei binari della ferrovia. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. La fibra nell'area frentana corre con il treno. TUE e Fastweb infatti hanno siglato un accordo che consentirà il passaggio della fibra ottica per il collegamento a banda larga lungo la linea ferroviaria della Società Unica del Trasporto Regionale. La fibra arriverà così nel comune di Lanciano in Val di Sangro, consentendo da un lato il collegamento alla rete veloce per famiglie ed imprese, dall'altro l'implementazione degli strumenti informatici per il telecontrollo lungo la linea ferroviaria di TUA. Senza questo coinvestimento e questa iniziativa comune con TUA, probabilmente questo territorio avrebbe dovuto attendere ancora qualche tempo prima di vedere investimenti su tutta l'area del digitale, e invece stiamo procedendo rapidissimamente a concretizzare un salto di sviluppo e un salto di innovazione che sarà molto importante per tutto il territorio di Lanciano. Il tutto senza costi per la società di trasporto della Regione Abruzzo. Ulteriori vantaggi si hanno per il sistema ferroviario vero e proprio, perché la possibilità di avere un collegamento dati lungo la linea ferroviaria permette di mettere in atto delle tecniche di controllo del traffico ferroviario, soprattutto sul ramo merci, che a loro volta aumentano la capacità di traffico e quindi di portata merci sulla linea, e inoltre di efficientare il controllo per esempio delle sottostazioni elettriche piuttosto che dei sistemi di stazione. Dal 2 al 5 di giugno il porto turistico di Pescara apre le porte a Sottocosta, salone della nautica che quest'anno si arricchisce di nuove aree tematiche e anche di un particolare gemellaggio. Alimentare la passione per il mare, condividere esperienze, sensazioni e punti di vista. Al porto turistico di Pescara torna Sottocosta, appuntamento dedicato alla nautica, che quest'anno vedrà tra gli stand nuovi ingressi e più aree tematiche, velisti, natanti, personaggi, innovazione tecnologica, il tutto animato da intrattenimento live, sfilate di moda e DJ set. Quest'anno c'è questa partnership stretta con, non è un caso che sia qui il comandante Moretti, con la capitaneria di porto, c'è questo discorso con lo Yacht Med Festival di Gaeta, che è sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Latina, il premio design della nautica, un importantissimo convegno con 100 giornalisti accreditati, per cui siamo soddisfatti del lavoro fatto, siamo certi che dal 2 al 5 giugno in molti verranno. Siamo ambiziosi, puntiamo a fare di questo Sottocosta un punto di riferimento soprattutto dell'Adriatico. Il Salone della Nautica sarà un momento anche di riflessione sui temi più caldi del momento. Ad intervenire sarà la Capitaneria di Porto, che affronterà il tema dell'immigrazione in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo.
Ringrazio la Camera di Commercio per aver inserito nell'ambito di una manifestazione rivolta a chi va in mare per divertirsi in buona sostanza, quindi una manifestazione dedicata al diporto, aver ritagliato uno spazio dove si parla di questo fenomeno che tocca appunto il nostro essere uomini e anche nel nostro caso il nostro essere professionisti, perché siamo impegnati in prima linea quotidianamente nel cercare di salvare le vite umane di chi affronta i pericoli di una navigazione su barche inadeguate. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano, ovviamente i play-off e il Pescara che ipoteca la finale con la vittoria di ieri sul Novara per 2-0. Ovviamente il tecnico Oddo guarda con fiducia, così come tutta la squadra, la gara di ritorno di dopodomani allo stadio Adriatico Cornacchia. Intanto andiamo a rivivere le fasi salienti del match nel servizio di Paolo Renzetti, poi andremo anche a vedere le interviste dopo gara ai due allenatori, Oddo e Baroni. D'ora in avanti non si potrà più parlare della Fatal Novara e di Marco Baroni, bestia nera del Pescara. Dopo le due sconfitte di campionato, i biancazzurri sfatano infatti il tabù del Silvio Piola, espugnando il campo dei piemontesi con pieno merito e con il più classico dei risultati, grazie alle reti del solito Lapadula e di Torreira. Grande festa in curva ospite per i supporters abruzzesi, zuppi ma strafelici, pronti a riempire l'Adriatico per il match di ritorno in programma mercoledì prossimo. Al Silvio Piola si comincia sotto un autentico nubifragio. Nel Novara Garofalo sostituisce Dickman, mentre fra i biancazzurri a sorpresa Crescenzi va in panchina con Vitturini a destra e Zampano dirottato sul settore di sinistra del settore di difesa. In curva mille cuori biancazzurri, al quarto Gonzales subito pericoloso con un tiro di poco alto dal limite dell'area, la risposta abruzzese affidata al sesto a Caprari che su punizione mette di poco a lato. Il campo allagato in molte zone crea notevoli problemi ai giocatori delle due squadre, soprattutto nel controllo del pallone. Ma Gianluca Lapadula, come sempre in agguato e in contropiede contro tre difensori del Novara, al 21esimo riesce a difendere il pallone e a superare prima Mantovani e poi a fulminare con un tiro violento e preciso l'incolpevole Da Costa, facendo esplodere la curva sud del Piola per l'1-0. Per Gianluca Lapadula arriva così la 28esima rete stagionale. Il Novara di Marco Baroni accusa un momento di sbandamento con i ragazzi di Oddo che cercano di approfittarne. Al 33esimo però Gonzales prende in area pescarese il tempo a Michele Fornasiera, andando però a concludere fortunatamente a lato. Al 39esimo Benalì davanti a Da Costa pasticcia e non riesce a concludere a dovere. Passa un minuto e c'è ancora un lancio in area del Novara per Lapadula, che conclude invece trovando la deviazione di Dell'Orco che strozza la sua conclusione. Al 41esimo viene ammonito Magnus Trest, che diffidato dovrà saltare la gara di ritorno allo stadio Adriatico. Negli ultimi minuti del primo tempo c'è da segnalare al 43esimo una bella azione di Benalì, che impegna però a terra con una parata non difficile l'estremo novarese, e così si torna negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0-1 per il Delfino. Nella ripresa si riprende con Galabino off in campo nel Novara al posto di Corazza e con i piemontesi che passano al 4-2-4 per cercare di far fruttare la forza fisica. Al sesto Garofalo su punizione chiama al miracolo Vincenzo Fiorillo, che riesce a salvare porta il risultato, e dopo un minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa correre ancora un brivido la difesa pescarese con un colpo di testa di poco a lato di Evacuo. Oddo vede un po' in difficoltà i suoi e manda in campo Bruno per Benalì e Crescenzi per Vitturini. Baroni risponde togliendo Buzzegoli e inserendo in campo Lanzafame. Al 21esimo Trest di testa mette sopra la traversa di pochissimo con il Pescara, che risponde al 25esimo con una bella azione e con il palo clamoroso di Alessandro Crescenzi, che fa gridare ancora al gol i tifosi pescaresi. La partita diventa più vivace e al 28esimo sugli sviluppi di un angolo è ancora Evacuo di testa a sfiorare il palo, ma la serata novarese è sempre più dolce per il Pescara con il raddoppio di Lucas Torreira, che ispira l'azione del 2-0 andando a superare per la seconda volta l'incolpevole Da Costa. Il recupero poi vede gli assalti disperati dei locali, che trovano al 93esimo solo una conclusione di poco fuori misura del neoentrato Viola prima della festa dei tifosi pescaresi in curva sud, per una vittoria che serve per mettere una seria ipoteca sulla finalissima. Tra il Pescara e l'ultimo atto della stagione ci sono ancora 90 minuti. Complimenti a Massimo Oddo, allenatore del Pescara, possiamo dire ultra contento di una grande prova da parte della squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico. Sì, abbiamo interpretato una grandissima partita, perché non era semplice. Non abbiamo fatto certamente la miglior partita dell'anno sul piano della costruzione del gioco, ma a livello di interpretazione certamente la migliore. Primo quarto d'ora abbiamo fatto
un calcio speculativo anche noi, perché c'era poco altro da fare, non si riusciva a giocare e sinceramente avevo paura anche di andare un pochino in difficoltà, ma i ragazzi sono stati fantastici, ci abbiamo trovato anche un gol. Poi quando il campo si è asciutto abbiamo continuato a fare il nostro tipo di gioco, l'abbiamo fatto bene, non divinamente, ma molto bene nella gestione dei momenti della partita, abbiamo spinto quando c'era da spingere, gestito quando c'era da gestire, una partita ottima. Quanto riguarda il Novara, i giocatori di Baroni, almeno per quello che abbiamo visto dalla tribuna, hanno cercato di metterla anche un po' sullo scontro fisico, sulla provocazione, comunque anche con falli piuttosto duri, però i giocatori del Pescara non hanno abboccato. Ma ero stato chiaro con i ragazzi. Prima della partita ho detto possiamo perdere anche 1-0, nel ritorno ci basta un gol, perché è la verità. Queste sono partite di andata e ritorno. Io, anche se non ho tutta questa esperienza da allenatore, ma da calciatore ne ho fatte tante di partite di andata e ritorno. Quindi può succedere che perdi la prima partita, ma può succedere che poi vinci la seconda. Quindi bisogna stare attenti, non bisogna prendere cartellini stupidi. E quindi erano ben preparati a questo. Poi d'altronde ogni squadra sfrutta quelle che sono le proprie caratteristiche. Il Novara ha sicuramente più fisicità di noi e ha provato a metterla su quel piano, ma direi che abbiamo risposto molto bene. Secondo lei è stata una sconfitta giusta, un risultato giusto, oppure era più giusto il pareggio? Giusto il pareggio, noi sicuramente meritavamo un gol perché per le occasioni che abbiamo avuto. Sono partite dove devi sbagliare poco, noi abbiamo commesso qualche errore. Il primo gol è chiaramente in un momento in cui la partita era in assoluto equilibrio, anzi forse la stiamo gestendo meglio noi, perché è chiaro che c'era anche un campo non facile per le caratteristiche del Pescara. Abbiamo preso questo gol brutto perché è stato un errore e da lì questo ci ha condizionato un po' nell'arco del primo tempo. Il secondo tempo si è ripartiti molto bene, secondo me se eravamo un pochettino più determinati, un pochettino più fortunati con un episodio, con quelle due o tre situazioni che abbiamo avuto, potevamo rimettere in equilibrio la partita e magari si vedeva un'altra gara. Così adesso diventa difficile, però come ho detto ai ragazzi c'è da recuperare energie, perché comunque abbiamo meritato questa semifinale per quello che abbiamo disputato durante l'anno e andremo a Pescara a onorare questa gara con grande orgoglio, con grande convinzione. Baroni, pochi minuti fa è arrivato in postazione il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ci ha detto che vi siete salutati prima della partita, vi siete chiariti e ha detto che lei ha speso belle parole per il Pescara. No, ma io non avevo niente da chiarire con il presidente, ci siamo salutati perché era giusto, senza nessun problema, ma io ve l'ho sempre detto, è un caso che non è stato tirato fuori da me. Io già nelle altre due partite l'ho detto, ma più che dirlo cosa devo fare? E sempre per quanto riguarda il Pescara, la squadra rientrerà a breve in aereo e si dirigerà direttamente al Poggio degli Ulivi per sostenere la seduta odierna di allenamento. Intanto prosegue bene la prevendita per la semifinale di ritorno, già venduti 11.000 tagliandi. Si punta a superare il record stagionale di presenza dell'Adriatico, le 14.000 unità registrate nel derby contro la Virtus Lanciano. E proprio della Virtus andiamo a parlare adesso. Ci sono delle dichiarazioni del presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, sul caso Lanciano. A Bodi ha detto il caso Lanciano un pateracchio evitabile, e così ai microfoni di Radio Anch'io Sport sulla vicenda che riguarda la penalizzazione di 5 punti, poi ridotta a 2 e ora in attesa del giudizio finale da parte del Tribunale del CONI, che dovrebbe avvenire il 1° di giugno, ovvero prima dell'inizio dei play-out di Serie B. Secondo Abodi era possibile evitare tutto questo. Rispetto a fatti oggettivi è difficile accettare la soggettività di giudizio, ha detto Abodi, che oltretutto è contraddittoria da un grado all'altro. È importante che i parametri di valutazione siano uguali. Questa mattina a Teramo c'è stata la presentazione ufficiale, siamo alla Lega Pro, del nuovo direttore sportivo Fabio Lupo, che ha firmato con la società del patron Campitelli un contratto biennale. Si chiude così una mini rivoluzione ai vertici della guida tecnica della squadra dopo l'arrivo del nuovo allenatore Zauli, che con ogni probabilità verrà presentato invece giovedì prossimo. Intanto andiamo ad ascoltare il servizio di Jacopo Forcella. Direttore Fabio Lupo, innanzitutto benvenuto a Teramo in maniera ufficiale.
Questa mattina conferenza stampa e presentazione possiamo dire che il filo conduttore è stata la parola motivazione? Sì, direi di sì. Motivazione per quello che riguarda soprattutto il campo, ma anche fuori per quanto mi riguarda. Fuori dal campo un'altra parola fondamentale sarà condivisione, perché questo è, diciamo, è l'iter, il processo, il percorso che noi ci siamo indicati con il Presidente e che credo che in genere produca sempre grandi risultati. Il suo compito sarà far ripartire la squadra partendo da una base che c'è già e a cui che valutazione dà? La valutazione non la dà Fabio Lupo, la valutazione la danno gli ultimi anni. Questo è un gruppo che ha costruito e ha fatto ottimi campionati, secondo me ha fatto uno straordinario campionato anche l'anno scorso, tra mille difficoltà anche psicologiche, non solo tecniche, quindi è un gruppo in cui credo molto, però sono loro i primi che devono credere in se stessi se vogliono rimanere a Teramo. Il valore tecnico è fuori discussione, bisogna capire qual è la loro spinta motivazionale, che sarà, come abbiamo detto prima, fondamentale. Lei e anche il nuovo allenatore Zauli, il presidente Campitelli, ha detto: mi hanno riacceso una scintilla che probabilmente si era subita lei al 50% del merito. Sì, mi fa piacere, ma è una scintilla che, per quanto mi riguarda, ma credo poter dire la stessa cosa per il mister, è una scintilla che abbiamo dentro di noi. Abbiamo grandi motivazioni noi per primi e quindi la trasmettiamo agli altri. Siamo felici che il presidente abbia colto in noi questo entusiasmo e che abbia riacceso il suo entusiasmo, perché tutta Teramo, il Teramo, noi abbiamo bisogno dell'entusiasmo del presidente. Zauli, perché? Voi avete detto: abbiamo fatto una valutazione tecnica generale, poi però Zauli aveva qualcosa in più. Sì, ci ha trasmesso quel qualcosa in più, sicuramente rispetto a, per esempio, anche a Colucci, che si è presentato molto bene. Forse ha avuto nel suo curriculum un percorso in questo campionato, quindi un pizzico di esperienza in più. Però, ripeto, quello che è stato fondamentale, perché alla fine erano profili tutti di uguale spessore, anche lo stesso D'Angelo, con il quale abbiamo parlato, altri profili, sicuramente erano profili tutti di spessori. Ad un certo punto però, come deve capitare nella vita, è la sensazione, e Lamberto ci ha dato dalle sue grandi motivazioni ci ha dato grandissime sensazioni. Buon lavoro. Grazie. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.